Supply chain finance ha avuto un impatto, è stato fortemente impattato dalla situazione Covid. La domanda ora che ci facciamo è quindi capire che cosa ci aspetta verso il new normal. In questa sezione abbiamo due interventi, un primo intervento da parte di Alessandro Ninfole di C2FO e poi il classico e tradizionale intervento di chiusura con l'International Outlook, coinvolgendo Michiel Stiman della Supply Chain Finance Community. Grazie mille Alessandro, ti vedo già collegato. Alessandro Ninfole, Country Manager Italia C2FO, nonché partner della nostra community, e ci racconterà quali sono le principali sfide per il supply chain finance del futuro. Grazie mille Antonella e a tutti per l'invito a questo bellissimo convegno, seppur in formato virtuale, ci siamo abituati. Sì, come dicevi, rappresento C2FO in Italia da meno di un anno, è un unicorno americano. Sono felice in particolare di poter rispondere al tema da voi proposto, seppure ormai un po' abusato, su sostenibilità, inclusività e resilienza, le tre sfide per il supply chain finance del futuro. Sono parole che sono sulla bocca veramente di tutti in questi mesi e per questo, più che definire questi termini, le sfide del futuro, direi che queste sono parole del passato, spesso mal interpretate, a cui ora associamo delle sfide da affrontare oggi per essere competitivi nel futuro. I confini del nostro mondo sono i confini del nostro linguaggio e più integriamo nuove parole, più si allargano questi confini. Un esempio su tutti l'hai fatto tu. La parola Covid non esisteva 16 mesi fa. Oppure, se prendiamo la resilienza è la proprietà dei materiali che tuttora in molte aziende è interpretata come un assoluto, individualistico e completamente irreale concetto legato alla sopravvivenza di un'azienda in un qualsiasi contesto e situazione, indipendentemente da quello che succede intorno. Come se nel film Io sono leggenda, in un mondo popolato da zombie, Will Smith e il suo cane potessero trovare un McDonald's aperto e ordinare sul globo. Beh, è chiaro che la vera sfida del futuro è abbandonare questa percezione narcisistica di resilienza, ma anche di sostenibilità e di inclusione, ad abbracciare i loro veri significati. Non esiste resilienza individuale, così come non esiste sostenibilità individuale. Sono tutte sfide di sistema che solo soluzioni collaborative, aiutate e sostenute dalla tecnologia, possono risolvere. Allo stesso tempo, per tutti questi problemi non esiste la stessa soluzione per tutti. La sostenibilità per ENI è chiaramente diversa dalla sostenibilità per Prada, per fare due esempi. La soluzione alle sfide del futuro è quindi disegnare i giusti processi oggi e scegliere i giusti partner oggi per poter recepire in futuro le sfide che arriveranno, le parole nuove che scopriremo. Partner open innovation e multicanale che abbraccino problemi quantitativi e qualitativi in modo unico e coordinato. Non parliamo solo di soluzioni multibanca, quello dovrebbe essere già uno standard. Parlo di soluzioni multicanale che integrino in totale sicurezza flussi finanziari e flussi informativi di diversi tipi, cliente e fornitore. E soprattutto che siano light e affidabili come implementazione. Sentivo quello che dicevi, Antonella, ed è un po' una follia se ci pensi. Se un partner tecnologico, una banca, ci mettono 16 mesi a implementarvi un servizio, vuol dire che avete comprato un servizio sì innovativo, ma innovativo 2 anni fa. Comprereste mai oggi a prezzo pieno un iPhone con consegna Natale 2022? Un prodotto vecchio? Io non credo. Oggi ho sentito dire usare tanti termini come innovativi, tipo il dynamic discounting, il confirming. Il dynamic discounting, la mia azienda lo faceva nel 2010 e ha un brevetto depositato dal 2013, quando fu rieletto Napolitano sostanzialmente. E lo riusciamo a implementare in 5 giorni di requirements gathering e 2 settimane IT, semplicemente da un punto di vista tecnico. In sostanza, per chiudere, la mia risposta alle sfide del futuro è prepararsi al futuro e fare innovazione vera. E quindi per fare questo serve scegliere i propri partner bene, adeguatamente anche le soluzioni di cui avete bisogno oggi, in modo aperto a diversi flussi di informazioni che arriveranno in futuro. Da provider tecnologico il consiglio che posso dare è mettere sempre tutti noi in competizione.
mettere in discussione anche investimenti già fatti, che non è facile. Però errare è umano, ma perseverare è diabolico. Poi, in base a quello di cui avete bisogno, sceglierete il giusto partner, perché questo è il momento in cui digitalizzare in modo corretto le vostre aziende per rispondere alle sfide del futuro che ancora non conosciamo, ma con maggiore facilità. Il tempo che usate in più per la selezione o per rivedere le vostre scelte vi farà sicuramente risparmiare tanti grattacapi in futuro, ma permetterà a voi e alle vostre aziende partner commerciali, sia clienti che fornitori, di beneficiare e di rispondere a queste sfide collaborative insieme. Grazie mille Alessandro, ci hai regalato anche delle metafore incredibilmente efficaci che ben rappresentano quella che è la situazione attuale. Grazie molte. Passiamo ora al